Continua il momento positivo per la polisportiva Palermitti che liquida con un secco 3-0 il fanalino di coda Cropani e si mantiene in terza posizione in classifica. Approfittando anche della sosta del Belcastro, si porta a 5 punti dal secondo posto, ma ancora più importante, approfitta del pareggio della città di Tiriolo, proprio con la prima in classifica Life Simeri Cricchi, per portare a 3 i punti di vantaggio sul quarto posto. Un Palermitti che ha ritrovato il bomber Gullà, capocannoniere del girone, con la tripletta che ha ottenuto ieri nella partita di interna, proprio appunto contro il Cropani. Una situazione che si va evolvendo in maniera positiva per la squadra di Gianluca Macri, che adesso vede ancora una potenzialità di una partita, diciamo, come si dice in questi casi, abbastanza abbordabile sulla carta, perché dovrà incontrare la penultima, il Piragna, nella partita del 1º marzo, per cercare ancora questa risalita verso le zone alte della classifica, quel terzo posto che potrebbe significare anche promozione in diretta oppure attraverso i playoff.